Il percorso di Coppa Italia inizia a farsi caldo per Renato Curi Angolana e l'Aquila che si sfidano nella gara di andata delle semifinali. Classico 4-1-4-1 per mister Rachini con Bomber Miani in attacco, 4-3-3 per gli ospiti di De Feudis, Massetti, Saurino e Romanucci all'esordio con la nuova casacca. Fischia Gian Lorenzo di Sulmona. Dopo il minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Gino Tagliolini, la gara regala subito emozioni. 34 secondi e la Renato Curi Angolana è già in vantaggio. Azione caparbia di Farias che lotta e riconquista il pallone. Conclusione chirurgica e 1-0 per i nerazzurri. Nelle prime fasi di gioco una sola squadra in campo. Azione nello stretto che porta Cichella a contatto con Falzano. Tutto regolare per l'arbitro. Ritmo forsennato dei padroni di casa che trovano il bis. C'è sempre Farias al centro del gioco. Falzano respinge su Romanucci che macchia il suo esordio con una sfortunata autorete. Primi segni di reazione dell'Aquila, cross avvolgente di Massetti per Saurino che di testa non inquadra la porta. Chi va decisamente più vicino al gol è Massimo Loviso, la sua punizione si stampa sul palo. Dall'altra parte il suo collega Farias prende la mira e colpisce la traversa pareggiando il conto dei legni. Taglio intelligente di Di Ruocco che scappa Ucci, Casimirri gli sbarra la strada e sulla ribattuta Carbonelli manda alto. Nella ripresa l'Angolana si fa beatamente trascinare dal suo numero 10. Farias strappa il pallone a Ponzi, appoggia per Cichella che trafigge Falzano. 3-0 e Pescaresi in estasi che cercano di scappare via in vista del ritorno. Scognamiglio manca l'impatto col pallone, Miani ha un'autostrada avanti a sé ma arriva stanco al tiro e cestina il poker. La reazione dell'Aquila è veemente, torre di Saurino per Di Ruocco che riapre tutto. Non sarà l'unica occasione, il numero 24 si libera di Ucci e da posizione impossibile colpisce il palo esterno. Dialogano Di Ruocco e Loviso, botta da fuori dell'ex Castelnuovo, c'è la potenza ma non la precisione. Sparvoli per Saurino, Puddu risponde presente. Termina 3-1 la sfida al Petruzzi di Città Sant'Angelo, primo round a favore della squadra di Rachini, domenica la decisiva gara di ritorno. No. Sì, è stata una gara difficile con una squadra molto attrezzata che c'era molto bene. Penso che è stato un po' duro per tutti dopo questo periodo di stop, però siamo stati bravi noi nel campo nostro a dimostrare il gioco che possiamo fare. Diciamo che è una vittoria importante, ma dobbiamo andare domenica a cercare la vittoria. Sì, noi ci siamo allenati bene tutti quanti, abbiamo lavorato bene di squadra, abbiamo migliorato un po' le cose che ci mancavano di migliorare. Purtroppo abbiamo avuto tante partite giocate assieme, non abbiamo avuto il tempo di lavorare tutti insieme, però questo periodo stop ci è servito tantissimo, ne abbiamo approfittato, abbiamo lavorato, quindi speriamo che si iniziano a vedere i risultati in queste partite che si avvicinano. Come ti senti tu fisicamente? Benissimo, ho passato un periodo molto brutto con infortunio e altro, adesso mi sento bene fisicamente, ho imparato molto tatticamente che è quello che mi mancava e sto lavorando bene, sono molto contento e spero di continuare a dare il meglio per la squadra. Sì, i primi 20 minuti diciamo che abbiamo fatto un po' di fatica, anche perché ritrovarci sotto 2-0 su un campo che magari non ti permetteva magari di giocare, di fare le giocate che noi di solito proviamo, è stato un po' più difficile. Poi ci siamo, per fortuna, ci siamo rimessi un pochino a posto e magari siamo riusciti a fare qualcosina di meglio. Per fortuna, come hai detto tu, ci sta la partita di ritorno e quindi magari in casa dovrebbe essere tutto un altro tipo di partita. Beh, quando non giochi dopo un mese che non giochi, magari, però non penso che abbiamo pagato quello, abbiamo pagato che magari siamo andati sotto dopo 10 minuti 2-0 e poi la partita diventa un po' difficile. Per fortuna siamo stati pure bravi nel secondo tempo a rimetterla un po' in piedi, perché visto che abbiamo questa partita di ritorno e quasi sicuramente faremo il massimo per ribaltarla.